Salve Gentaglia, qua è Ben e siamo tornati su Silent Hill 3. Allora, io a una certa ora devo andare via. Sono le 5 e un quarto, io alle 7 devo staccare perché alle 8 e mezzo devo uscire. E fra prepararmi tutto quanto sono una persona lenta. Quindi, questa volta quando ci troveremo vicino alle 7 e troveremo un salvataggio, non faremo come tutte le altre volte, del tipo ancora 5 minuti al prossimo salvataggio. Bevete perché è importante. E insomma, l'altra volta ci avevamo lasciati qui, penso aver staccato il wifi dal telefono. Firefox sta sempre caricando un video, 26%, sì. OBS sta registrando e Audacity sta registrando. Bene. Tra l'altro, io non so come sarà avvenuta la mia voce nella parte precedente, ancora non l'ho editata. Quindi, se la mia voce ha avuto un po' di problemi, mi dispiace, probabilmente ci avrà anche per questa. Però preferisco avere la voce che rimbomba un pochettino di più che dover passare tutta una vita a doverla resincronizzare più volte. Quindi, allora. Ok. Perfetto, dovrebbe andare tutto bene. La chiave l'ho presa. E questa volta siamo pronti ad andare al coso senza morire male. Questa roba qui a terra è. Avevo letto espositi. Avevo letto dei giocattoli espositi. Allora, così funziona. E così funziona. Allora, questa volta vediamo di non morire come coglioni. Questa volta. Allora, la radio dovrebbe sempre stare spenta, giusto? Allora. Ce la dovremmo fare questa volta, se non mi casino con i comandi, dovremmo riuscirci. Ah, no! Oh mio Dio, il culo! Non volare verso di me, ti prego! Non trapassare il pavimento, lo sento molto vicino! Questo tizio. Sì. Ok, questa volta dovrei non morire. Ho delle robe in drive là, quindi. Questa volta dovrei non morire. Era preso dall'ansia perché sentivo sempre il bastardo volante, ma questa volta dovremmo farcela. Non dovrebbe venire rotto volante stavolta perché abbiamo spento i comandi. Ok, la torcia possiamo tenerla spenta perché finora si vede. Con la torcia accesa comunque non è che si veda molto lontano. La torcia ormai sarà ovvio che dovremmo usarla solo per cercare gli oggetti. Stavo per andare fuori dai binari e questa cosa non va bene. Allora. Questa volta dovrebbe non venire l'affare. Giusto? No! Si è attivato uguale lo stesso. Ok, ma questa volta dovrebbe cambiare qualcosa, giusto? No, non li vedo uguali. Io quasi mi incazzo. Perché non è possibile che se cadiamo normalmente si fa game over, ma se lei si butta così va tutto bene. I hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? Douglas? You lied to me about Heather, lady. I don't Signora. like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. Era stata rapita She per was te. originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him, Le stava facendo il lavaggio deceived, del because cervello. her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when a lesser, mother
Mother of God truly awakens. Yeah? What's gonna happen? Non doveva essere morta, Alessa? Usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain. Beh, se muoiono tutti, ovvio, non c'è dolore. No sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace. Beh, se muoiono tutti, tecnicamente non è sbagliato. This, no that, no nothing. A paradise for castrated sheep, maybe. Bella frase. Sounds pretty boring. Sembra piuttosto noioso. I pity you. You still don't understand. So you've come so far, and see and still you understand nothing. Sicuramente non sarà così facile ammazzarla, vero? You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. L'ho già fatto prima. Then I truly do pity you. Perché mi sa che Douglas morirà male? O come persone Douglas non durerà a lungo. Mi viene da dire siamo vivi, perché non avrebbe senso che siamo... Ok, sì. We are alive. Non si sa come, va bene. Se quelli erano i binari, io mi incazzo. Era davvero così basso? Biglietteria, ma nulla di strano. Non abbiamo la mappa, vero? Porca puttana. Quelli erano i binari, io mi incazzo. Non potevi saltare prima, Eder. No, devi andare a prendere la chiave. Devi andare a prendere la chiave, perché con la chiave allora tutto va bene. Non credo potrei andare di qua, vero? Ok, no. Anche se c'è un asse enorme grande quanto una casa, non si può andare. Fammi vedere a giro, fammi vedere a giro. E comunque sento un sacco di suoni che non mi piacciono, eh. Sento un sacco di rumori che non mi piacciono, proprio zero. Ma? Ok, ha detto, forse avrà detto, non credo ci sia nulla interessante. Sdetta fucking mappa. Non c'è niente scritto sopra, ovviamente dovrebbe riportare il tempo d'attesa dell'attrazione o simili. I want a fucking mappa! Cosa c'è scritto lì? Non riesco direttamente a leggere cosa dice. No! Ok. L'ultima cosa che volevamo era una fottuta Haunted Mansion. Grazie. Allora, c'è qualcosa che ci può interessare? Oh, salvataggio, ok. Possiamo dire che è una zona tranquilla. Vedere il salvataggio mi fa stare un po' tranquillo. Bello, però un fantasmino appiccicato lì, che cosa carina. Niente. Chiunque sia debole di cuore o in stato interessante, è pregato di non entrare. I bambini sotto gli 8 anni di età devono essere accompagnati da un adulto. La tipica avvertenza è una giostra, niente di cui preoccuparsi, suppongo. Sarà la morte. Questa per me è la morte civile, questa è benzina, io mi do fuoco. Una fottuta casa dei fantasmi ci mancava. Va bene, aggiungiamo anche questo alla lista. Entrate della casa maledetta. L'unica Haunted Mansion che mi interesserebbe visitare è quella della Disney. È l'unica che mi interesserebbe davvero. Non posso. Porca puttana. Perché ho la sensazione che qui finirà tutto molto male. E le uscite... Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Oh madonna, no, no, no!
ci sarà un fottio di roba che sicuramente scambierò per nemici, vero? Help! Help! Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Oddio, la visuale. The murderer was caught. Do you know why he said he Walter Sullivan? Because I felt I had to. Walter Sullivan? Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died by suicide. Please tell me che questo tizio era Walter Sullivan. Oh mio Dio, questo tizio deve essere Walter Sullivan. A tutti gli effetti. Bello, c'è scritto help sul muro, che cosa carina. Ok. Quella cosa mi farà avere un infarto. Quell'affare mi farà avere un infarto, me lo sento. Gli scavali sono sviati i zeppelini, probabilmente sono tutti finti. Quella è la exit. Non credo di poterla prendere. Non credo di poter prendere la exit. That's Danny. You almost got me. Man, but quite friendly, as you can see. You almost got me. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans, but he sono messo il nome, forse era importante. First losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? Ah! Ah, ok. Posso pestarlo così? Speravo di poterlo pestare così a cattivo, mamma. Ok, sì, dovevo per forza passare dall'affare. Te ti muoverai, bastardo. So che te ti muoverai. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor there's nothing. Aspetta, girati un po', Eder. Puoi riuscire a vedere per bene che cosa c'è. Perché sicuramente questa non sarà roba che dovevamo fare. O meglio, cioè, per capirsi. La statura è rotta. Crollerà il pavimento prima o poi. Non mi sento molto a mio agio. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you. Instead. Sta ancora registrando? Perché il dubbio c'è sempre. Ok, sta sempre registrando. Io so che prima o poi una di queste cose non sarà una trappola e lo prende, cioè non sarà finto e lo prenderò nel culo. Me lo sento. That was supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them. I have to agree with them. Don't be afraid. Dying is much easier than living. Ok, sta cosa, tiriamo fuori un attimo la pistola. Prima avevo dei dubbi, ma ora ne sono sicuro. Prendiamo la pistola perché inizio a non fidarmi più di questo posto di merda.
Oh no, non posso controllare la visuale. Eder, Eder. No, questo fa tanto fuga di... Questo fa tanto fuga di... Oh no. Volevo provare ad aprire quella porta. Cazzo. Volevo provare ad aprire la porta, forse poteva salvarmi il culo, ma... Ok, dobbiamo rifare tutto. Ce la possiamo fare. Faccio notare che finora per un nemico non sono mai morto. Sono morto sempre solo per circostanze. Non sono mai stato ammazzato da un nemico. Allora. Armi. Pistola. Fermo. Ora lo facciamo speedrun. E siamo a morte del cazzo. Welcome to the Borley Haunted Silenzio. Mansion. Silenzio. Silenzio, Borley. Help. Help. Aiuto, aiuto, lo dico io. Sono io che comando qui dentro, non so se tu hai capito. Ok, prima deve esserci jumpscare, va bene. That's Danny. A posto. This mansion is quite old, so please watch your step. Sì, sì, sì. Sometimes I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. Devo aspettare. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Grazie, sì, sì. Ora si corre e vediamo se riusciamo a prendere quello. That's supposed to be the exit. But it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Dying. No! C'era la porta lì! Mi sono bloccato sull'angolino di merda! È difficilissimo controllare Eder quando si muove. La hitbox delle porte è fatta completamente a caso. Da quando Silent Hill 3 è diventato un gioco smatto? Da quando è diventato un gioco smatto? Allora, aspetta. Ora si fa così. Vediamo se a togliere il giubbotto antiproiettile abbiamo un attimo più di possibilità. Vediamo se abbiamo una possibilità in più. Welcome to the Borley Haunted Mansion. Allora, aspetta. Aspetta, possiamo farcela. Help! Help! Allora. That's Danny. È bello come sto rimanendo serio in tutto sto casino. Allora. This mansion is quite old, so please watch your step. I'm so sorry. This place is just falling apart. Allora, intanto che fa? Stacco della roba dalla carica. Perché se no si sovraccarica un casino. There, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Devo mettere via il controllo. We could come and visit you. Non chiedetevi che cosa è successo. Allora. Possiamo farcela. Allora, non fermiamoci a quella porta del cazzo. Ora. Sa cosa, per ora non teniamo il giubbotto antiproiettile. Se dobbiamo sempre correre, almeno qualcosa si fa. Oh no, uguale! Un altro! No! C'è dell'incazzatura! Potrei morire veramente a merda, lo sapete? Dimmi che non dovrò farlo altre volte! Dimmi che non lo dovrò fare altre volte, ti prego! Ok, aspetta, aspetta! Ok, ora rimettiamo il giubbotto al proiettile e riprendiamo la cosa, la... La mazza.
Where the fuck do I go? Speravo di dover andare di là. No, oddio, sono andato indietro. Quanta vita ho? Ultra sostenibile. Aspetta, sicuramente non devo andare di là, ma... Però sicuramente andare di là, ma voglio vedere... Voglio vedere se c'è qualcosa qua sulla giostra. Questa onda potrebbe funzionare, what? Aspetta, posso andare di qua? Sì! Perché sono di male in peggio? Ah! Salve! How do I get qui dentro? Ok, la situazione inizia a essere un po' maiala. Oh no. Spero che il tizio non avesse nulla di importante. Oh mio Dio. È un volantino per una specie di spettacolo musicale per bambini. Sembra l'abbiano fatto su questo palcoscenico. Questo posto adesso è vuoto, ma scommetto che quel giorno era pieno zeppo. I want a fucking mappa. Parla di Donna la papera, una delle mascotte del Luna Park. Tutte le informazioni che adesso proprio non mi servono. Quanta vita ho? Accettabilissimo. Ho preso danno solo dai cani. È un paio di scarpe quello, o no. Questo sarà letteralmente il posto peggiore che potrò mai vedere nella mia vita. Quella è roba importante, aspettiamo un attimo a prenderla. Huey cavallo. Siamo sicuri che questa roba sia inutile? Potrebbe non esserlo del tutto. Potrebbe esserci roba che invece è utile. Questo è il coniglio, vero? Robby il coniglio. Il coniglio non credo sia poi così inutile, perché... Se è un personaggio così considerato, cioè è uno dei personaggi emblema del terzo gioco, quindi una catena. Oggetti. Ha dei ganci da entrambi i lati, mi sembra abbastanza robusta. Sicuramente dovrò usarla sulla giostra, di sicuro. Io sto pensando che se muoio devo rifare la casa infestata. Se io muoio devo rifare la fuga. Una scarpa rossa. Era solo al palcoscenico, esamina. Non che voglio usarla, e comunque mi sta stretta. Una scarpa rossa. Sto pensando dove potremmo usarla una scarpa rossa, ma non mi viene in mente nulla. Allora, sicuramente dobbiamo usare la catena dove sta la giostra, di sicuro. Munizioni! Questo è un bene. Allora, aspetta, di qua. Ah, salve!
Ok, no, nulla, nulla, nulla! Corri! Corriete! Non è bene che ora sia aperto. Proietti per pistola. L'interruttore è spento. Che senso ha accendere ora? Lasciamo stare. E non ci sono più... Non c'è più il manda ridecorato. Sicuramente quando salirò qui sopra accadrà qualcosa di veramente, veramente brutto. Accadrà qualcosa di estremamente brutto appena salirò qua. Proviamo a usare la catena. Questa metà va bene. Meglio fare qualcosa con l'altra metà, però. La scarpa? Per qualche ragione X la scarpa? Devo attaccare l'altro capo della catena a qualcosa? Qua giù, immagino. Cioè, immagino qua giù, perché diceva che era arrugginito, no? Proviamo a usare la scarpa qui. Okay. Ah, aspetta, posso ancora usarla. Pensavo di... Ok. Ok, proviamo ora, proviamo ora. Sì, e scardino la porta così. Così scardino la porta. Vola via. Vorrei salire sopra per vedere se c'è qualcosa, ma al tempo stesso da un botto che non salvo e non voglio morire in maniera stupida. Oh, prima! Douglas, ciao! You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. It's broken. I'll call an ambulance. Erro. Non farà nulla. Bravo. Non credo che arriverà. Don't worry. You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Non sapevo nemmeno come. Why did you have to do that for me? What do I do if you die? What do we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. But anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is our God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. Non ne voglio più vedere. Good reason to risk my life, don't you think? Plus, fair point. I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, yeah. I want to help you out. Sarà bene che Douglas non muoia. I know it's not your fault. Remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his back. But why? Perché America? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. No. Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like that. Well,
maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Liscio come l'olio è un'ottima traduzione. Nessun problema, liscio come l'olio. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. Douglas? What are you doing? Come fa a saperlo? Come hai fatto a saperlo? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Cazzo. Cioè, questo Silent Hill sta portando l'azione a un livello completamente superiore. Cioè, questo qui è più intenso del primo e del secondo Silent Hill messi tutti assieme. Voglio vedere un attimo a giro se c'è roba importante, tipo munizioni. Perché esplorare ripaga il Silent Hill. Se io parlo a Douglas. What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. Bello vedermi dietro la giostra si muove. Yeah. Well, I guess that's the problem with older guys, huh? Immagino che quello sia il problema con gli anziani, ha detto. I'll handle things. You just rest. Mi piace vedere come Douglas non sia veramente cattivo, cioè semplicemente ha avuto le sue esperienze. Don't die on me, okay? In realtà lei stava dicendo a lui e gli ha detto non morire. Mi sa che Heather stava parlando a Douglas e non a se stessa. Forse c'è stato un attimo un errore di traduzione. Ok, non c'è nulla. Non c'è nulla. Si va, si vola. Fortune House. Marken Travel e boh. Non so cosa sia un Marken Travel. Quale dei due potrebbe essere più interessante? Secondo me è questo. Secondo me qua potrebbe essere più interessante. Un salvataggio che lo ha giù. Oh mio Dio, un salvataggio! Non ci posso credere. Cliente, Claudia Wolf. Ok. Richiesta, cercare Alessa Gillespie. Al tempo bambina, rapita da un uomo chiamato Harry Mason. Nessuna notizia da polizia. Luogo rapimento non noto. Vecchio articolo da giornale di Silent Hill. Alessa Gillespie, 7 anni, muore in incendio. Collegamenti con questo caso da verificare. Priorità bassa. Usa pseudonimo Heather. Vicini non sanno vero nome. Cosa nasconde? Cosa? Ho preso qualcosa, non ho capito che. Taccuino di Douglas. È il taccuino di Douglas? Aspetta, allora lo leggo di nuovo. Ok, lui è stato assunto da Claudia per cercare Alessa Gillespie. Ok. Ok. Heather, ok, quindi Claudia vuole Heather, noi, ma come Alessa. Ok, secondo l'anagrafe 24 anni, cliente dice che sembra 17, possibile? Vissuto a Portland fino a 12 anni fa, coinvolto in un caso di omicidio, sospetto uccisione Harry. Autodifesa accettabile, quindi niente condanne, trasferito subito dopo, inizia a usare l'altro nome. Harry, allora, boh.
Apparentemente nessun contatto col mondo criminale, solo fanatico dell'occulto, svitato da tempo, originario di Silent Hill? Ok, iniziamo ad avere cose molto interessanti alla mano. Allora, prima di esaminare i teschi, io voglio salvare. Questo simbolo di solito ha un'apparenza strana e naturale, ma qui sembra appartenga. Però mi fa ancora brividire, è come se qualcuno mi stesse guardando nel cervello. È quasi la stessa cosa che disse James. Siamo a 5 ore e 58 e saranno sicuramente di più. Ma fammi vedere sto teschio. Io ho sentito un rumore. Ho sentito un rumore che non mi è piaciuto. Sarebbe carina su una bambola normale, ma solo la testa da brivido. Abbiamo una testa e una scarpa. Se io rendo il taccuino a Douglas adesso, invece che entrare là, io vado ora a rendere il taccuino a Douglas. Se io glielo vado a restituire adesso, è che ho paura di perdermi roba. Proviamo. No, ok, aspetta, no. Pensavo di fare uso, aspetta. Fammi parlare con lui. What is it? I just came by to make sure you're still alive. Nulla? Sorry. Pensavo di restituirglielo adesso io. Magari parlando che glielo restituisse, forse cambia il dialogo, non lo so. That's the problem with older guys, huh? Intanto che qui fa? Stiamo registrando da 37 minuti. Pensavo un'ora. Non gli posso restituire il taccuino adesso. Don't die on me, ok? Ok, io pensavo di poterglielo restituire ora il taccuino, invece no. Allora, quindi Douglas pensava che fosse un semplicissimo caso di rapimento, non che ci fosse anche roba esoterica di mezzo. Ok. Oh no, no! Sarà la morte. Sarà la morte questo posto. Pistola. Pistola alla mano. Quanti colpi abbiamo con la pistola? 79. Qui nulla, non mi dice niente. Davvero? Aspetta. È una bambola di Biancaneve. Mi sembrava di riconoscerla. E questa qui invece è una bambola di Cenerentola. Ok, allora. Biancaneve. Sicura. A lei devo rendere la scarpa di sicuro. No, aspetta, oggetti. Scarpa rossa, vai. Ho messo la scarpa rossa al piede di Cenerentola. E a Biancaneve, boh, immagino di badare la testa. La testa di bambola. Ok. Please don't die. Eder, per favore, non morire male. Non c'è pomello ma dietro la porta. La porta è chiusa per tanto di sforzo e spinge e non vuole aprirsi. Se arriva un altro binario di merda mi incazzo. Please non morire su un altro binario, non ho già avuto abbastanza. Ah, salve. Salve. Questo è il drago che custodisce le casse del tesoro. È finto, non mi fa per niente paura. Stai zitta. Stai zitta. Ok, aspetta, aspetta. Però segniamo la pistola, aspetta. Come on, come on, come on, come on, come on.
siamo! So dove siamo! Siamo vicino alla ciostra dove abbiamo combattuto Sibyl nel primo gioco! Dalia è colei che disse che la ragazza era un diavolo che prese mia figlia per il sacrificio. Ma non è del tutto credibile. Voglio dire, le apparenze ingannano. Quando vidi quella foto del sottosuolo dell'ospedale pensai, quella bambina sembra Sheryl. È per questo che mi sento così? Comunque c'è qualcosa che non torna. Da questa storia non uscirà niente buono, ma non posso immaginarla come un diavolo. Me lo sto immaginando, mi dispiace davvero per lei. Come mai mi sembra che stia cercando aiuto? È la nota scritta da Harry? Per me Sheryl è la vera priorità. Tutto il resto può aspettare finché non l'ho ritrovata. C'è la firma, la data è circa 17 anni fa e la firma è Harry. Oh mio Dio, sono le note lasciate da Harry! Questo è veramente interessante! No! Allora, non credo che la porta si possa aprire! Sì, invece, guarda qua che siamo venuti. Aspetta. Sto iniziando a perdermi, ho paura e prima o poi succede un macello, aspetta. Secondo me triggererò una boss fight in maniera pazza che non dovevo fare. Sarà bene che resti morto. Oh no. Ok, aspetta, aspettiamo a entrare lì dentro. Ho l'impressione che accadrà qualcosa di molto brutto, non entriamo ancora. Aspetta, torniamo un attimo indietro e vediamo se possiamo entrare in quella giostra pazza. Voglio prima vedere se si può entrare nella giostra. Ok, di qua non si può andare. Salve signore. Ok, dobbiamo andare di là. Ok. Quella era una delle note lasciate da Harry nel primo gioco. Quindi Harry effettivamente scriveva le cose. Ok. Aspetta. Io mi intrufolo, è bellissimo. Succederà il macello saliti in sopra, vero? Succederà il macello, qui ci abbiamo combattuto Sibyl. Abbiamo combattuto Sibyl qui, cosa cazzo accadrà? Cosa? Oh mio Dio, abbiamo davvero così poca vita? Aspetta. C'è un promemoria appeso sul fianco del cavallo con un enorme chiodo. Quando esce 13 contro 4, morirai del loro sortilegio. Quando esce 13 contro 4, se vuoi scappare c'è l'unica via di fuga: uccidere prima di essere uccisi. Sarai salvato dalla 12ª morte quando esce 13 contro 4. Fatto il giro, vero? Quando esce 13 contro 4.
prendi la mazza intanto, ma... No. Fare 14 quando esce 13 conta 4 fare in ordine, in un ordine strano, non lo so. Penso di ammazzare tutti. Ora smetto di muoversi, ha smesso di muoversi. Li devo ammazzare tutti? Ok. È che non vorrei che stessi facendo male. Non vorrei che stessi sbagliando qualcosa e che voglio male. Sicuramente sbaglierò qualcosa, vero? Tra l'altro sì, Eder si stanca a usare la mazza, ok. Dettaglio veramente carino. Cioè, io penso che dovrei ammazzare tutti, penso. Spero che funzioni, spero che non sta sbagliando nulla. Dettaglio carino che i cavalli hanno tipo il mega gancio dentro la schiena. Dovrebbe starne uno, sì. Spero che funzioni. Vero? Oh no! Oh no! Oh no!
ho fatto incazzare qualcuno, vero? E sto scendendo giù, ho fatto incazzare qualcuno, lo sapevo. Oh no. Oh no. Oracolo! E quel cavallo lì è l'unico diverso. Ho fatto incazzare qualcuno, vero? Che cazzo è? Chi cazzo è? Oh no. Oh no. Wait just one fucking secondo. Credo che sia il momento di provare a usare il taser. Oh merda, il taser non fa un cazzo! Il taser non fa un cazzo! E chiunque sia sta persona corre, mi sa. Ok, il taser non fa un cazzo. Non abbiamo colpi per la mitraglietta. Merda, lei sa parare. Ok, devo spararle da dietro. Devo spararle da dietro. Secondo me i cavalli c'entrano qualcosa. No, non c'entrano nulla. Semplicemente si contorcono perché devono essere malati. Ok. Wait. Signor Eder demoniaca, per favore, potrebbe aspettare un momento. Potrebbe aspettare un momento, è un po' complicata la situazione. Sto effettivamente andando a fare... Ah! Non l'avevo proprio vista! Aspetta, ho trovato una tecnica, Se io la faccio attaccare, lei deve passare un attimo per riprendersi. Signora Eder demoniaca, per favore. Ok, sì, cazzo. Aspetta. Ricarica perché non si sa mai. Quanti colpi ho per il fucile? 15? Ah! Guarda, questa spara. Non è quello che volevo fare. È un po' macello, Quanta vita ho? Devono essere i cavalli, perché ho sentito suoni strani con i cavalli. Cazzo sei?
Inizia ad essere un problema. Quando mi ha colpito? Quando mi ha fatto danno? Non sto vedendo un cazzo. Non sto vedendo un cazzo. Inizia a essere problematica la situazione. Quella lì ha la mitraglietta! Quella è della la mitraglietta, via dal cazzo! Ok, dobbiamo stare molto molto attenti. Oh no, qui ci muoio, qua ci muoio. Quanta vita ho? È il momento di usare una fiamma. È il momento di usare la bolla. Non so dov'è. Se non sai dov'è, corri. Questa è veramente bastarda a tirar fuori. Questa qui è veramente bastarda a buttar giù. Devo prenderla da dietro in qualche maniera. Oh mio Dio! Oh mio Dio, questa mi ammazza. Porca puttana! Questa è bastardissima! Ok, credo sia il momento di usare il taser adesso. Mi sono rotto un po' il cazzo. Fa così. Ok, aspetta. Non un'altra!
Sicuramente era battibile in maniera estremamente più facile, di sicuro, ma... Sicuramente potevamo vincere in maniera molto più facile. Sarebbe meglio che io morissi, dopotutto non c'è niente da temere. Quel bambino, quel demone, quando penso all'interminabile dolore che causerà una volta nato, ho deciso che invece della sofferenza e crudeltà sopportate da quelli in quell'infermiera, preferirei concedere a me stessa una morte ben più tranquilla. Perché io resisto? Non ho mai pensato a me stessa come a una stolta. Alessa. È un po' strano per me chiamarti con quel nome dato che tu sei me. Ma se ti dico, tu ed io la pensiamo in modi diversi dopo tutto. E non è neanche che ho dimenticato quell'infermiera. È stata estremamente intensa. È stata fottutamente intensa. Porca puttana. Che casino. Dove siamo ora? Dove siamo? Mi ricordo un po' l'ospedale di Silent Hill 2, ma... Allora. Macchiati dai peccati di questo mondo, dentro di noi le nostre pene conserviamo. Solo tu puoi guarire le nostre ferite. Ogni mattina, pomeriggio, sera e notte invochiamo il tuo nome pregando per il giorno della deposizione miracolosa. Pensavo che la luce bianca in alto fosse un qualcosa di strano che non ci doveva essere, ma va bene, non è una lampada e basta. Affido a te incondizionatamente il mio corpo e la mia anima eterna. Anche se dovessi sprofondare nelle tenebre, con te al mio fianco resisterò. Quindi Alessa è a tutti gli effetti dentro di noi? Cioè, lei a tutti gli effetti vive ancora dentro di noi? A dimostrazione del tuo potere miracoloso, guida le nostre anime obbedienti alla via del paradiso, oh Signore. Con te nei nostri cuori non ci faremo indurre in tentazione. Oh Signore, salvaci con la tua compassione, dacci la tua benedizione e concedici le tue ricchezze. Che casino. Non può accadere qualcosa di normale in questa città per una volta tanto. No, deve esserci fottuti i cosi satanici da tutte le parti. C'è qualcuno che non è pazzo qui? C'è scritto qualcosa sulla porta. Questa porta è il cancello che conduce alla via del paradiso. Entrate in seno alla Santa Madre, confessate i vostri peccati e siate perdonati. La pace eterna può essere vostra. Dimmi che non è un boss finale, non ho munizioni, solo nella pistola. Dimmi che non è un cazzo di boss finale. Ciao. Ok, non sembra per nulla un'area da boss finale questa. Questa è l'altra chiesa. Cazzi miei. It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? Just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. Cosa succede là dietro alla tenda? The time when all will be forgiven their sins. Do ognuno? The paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh. Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. Oh! My little Claudia, my dear sweet sister. Psicologia inversa? Sta facendo credere di essere davvero Alessa? Is it you? Aspetta. Eder le sta facendo l'inculato. I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself.
The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Non è quello che voglio ora. Don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation. Listen, suffering is a fact of life. Ooh. Either you learn how to deal with that or you go under. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting other people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. Siamo sicuri? But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. No. Self-righteous witch. No one asked you to help. Strega, stronza, ci hanno messo loro. Ha detto strega. Andando sempre più a merda. Perché tutto sta andando sempre più a puttane, porca troia. Allora, fammi un po' vedere a giro. Oh. Allora, sei, Fede. Ok, aspetta, sono in ordine, aspetta. Ok, aspetta, prima dovrò vedere questi, vero? Uno. Questo sarà uno, no? Ok, no, aspetta, non ancora. Voglio leggerli in ordine. Allora. Ah. Uno, origine. In origine gli uomini non avevano nulla. I loro corpi dolevano e i loro cuori contenevano solamente odio. Combattevano senza sosta, ma la morte non giungeva mai. Si disperavano bloccati in questa eterna sofferenza. Poi. Il filo, aiuto. Nascita. Un uomo offrì al sole un serpente e pregò per la salvezza. Una donna offrì al sole una saetta e chiese in cambio la gioia, provando pietà per la tristezza che avvolgeva il mondo. Dio nacque da quelle due persone. Dio creò il tempo e lo divise in giorno e notte. Dio tracciò la via per la salvezza e diede agli uomini la gioia. E Dio tolse agli uomini il dono dell'eternità. Prima di controllare qualsiasi porta, voglio leggere tutto quello che si può leggere. Dio creò gli esseri viventi per tenere gli uomini in obbedienza a lei. Il dio rosso, Xuchilba. Il dio giallo, non li leggerò mai. Molti dei angeli. Infine Dio iniziò a creare il paradiso, dove bastava entrare per dare agli uomini la felicità. Ma Dio esaurì le sue forze e crollò a terra. Tutti gli uomini del mondo piansero questo sfortunato evento, finché Dio esalò il suo ultimo respiro. Essa ritornò in polvere, promettendo il suo ritorno. E così Dio non è perduto. Dobbiamo pregare e ricordare la nostra fede. Attendiamo con speranza al giorno in cui la via del paradiso verrà aperta. Comunque meno male che non c'è una cazzo di boss fight, perché se no era la morte. Prima di qualsiasi cosa salviamo. Salviamo prima di fare qualsiasi cosa. Allora. Ah. Che macello. C'è qualcuno di normale in questo posto? Tarocco, occhio della notte. Due ampolle, un medikit e sette bottiglie. Che padre. L'ho trovato nella cappella, ma sarà un tarocco, vero? Quando esce 13 conta 4. Possibile che parlasse dei tarocchi?
Non posso fare niente all'organo e qua non so neanche suonarlo. Fammi vedere quante di queste porte si possono aprire. Spero nessuna e che abbia una sola strada. Aspetta, è qui che devo essere. Non ho alcun motivo di tornare in Luna Park. Ah, siamo entrati da qui? Ah già, vero, siamo entrati da qui. La serratura è rotta, non posso aprire. Pensavo fossimo entrati dal mega portone ultrafotonico. Lì non c'è una porta. Possiamo andare di qua. Pistola alla mano, perché se c'è qualcosa che dobbiamo istantaneamente uccidere. Mappa. Sono in un posto normale? Non proprio. Non proprio. Mappa della che? Cazzo che mappa! Cazzo che mappa! E insomma, è una mappa perfetta. Direi che è una mappa a dir poco perfetta. Questa immagine sia il confessionale. Vediamo se si può entrare. La sensazione è che ci sia qualcuno dall'altra parte di questa porta. Ma la porta è ben chiusa e per tanto sforzi non riesco ad aprirla. Qui? Questi sono testi sacri di culto, non vale la pena leggerli, che cazzo ne sai? Dear God, please forgive me. I know I'll be put to death for the sins I've committed. And I'll go to my death gladly, and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden gates. Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Please, also care for the soul of the girl whose life I have taken. God. I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. Secondo me questo determinerà uno dei finali. Prima pensavo potesse essere Lisa, ma non sono sicuro. Thank you, Lord. Ha detto grazie, mio signore. Non era sottotitolato, ma ha detto grazie, signore. Non c'è più nulla da dire. Qua potrò entrare ora? Mi chiedo chi potesse essere che parlava. Perché all'inizio mi veniva da dire Lisa, ma poi ha menzionato la figlia rubata e tutto quanto. E quindi non sono sicuro che possa essere lei. Uh,
Dove si va? Quella porta è sicuramente la morte, quindi proviamo ad andare qua. Speravo di tirarmi fuori, ma... Ok, la mappa sta giù, andiamo via. Fammi vedere se... Ok, aspetta. Proviamo a tornare un attimo indietro e vedere di là. Assolutamente voglio vedere l'altra porta. Perché ormai è ovvio, dobbiamo andare lì, ma... È chiuso. Dobbiamo andare di là. Quanto danno mi ha fatto in... Ce l'ho il giubbotto antiproiettile riequipaggiato? Sì? A me è stato detto che il profumo dovrebbe servire per allontanare un paio di nemici. Io spero. Io lo equipaggio perché mi è stato detto che faceva qualche cosa con alcuni nemici, quindi... Oh mio Dio! Mi ha tirato un pugno! Quanto mi ha tolto? Ok, non devo venire toccato da quella bestia. Quella bestia non mi deve toccare. La persona questa, non proprio forse, ma non me la sento tirare via le lenzuola per vedere. No! No! Bro, please muori! Oh mio Dio, ti prego, ti prego. No, se muoio qui mi incazzo però. Ci doveva essere Ciccio Pasticcio lì, davvero. E ce n'è un altro là. Perché la mia vita è una merda. C'è un 69 scritto sul muro, l'ho visto. L'ho visto, c'è un 69 scritto sul muro, a parte... Noise. Ma... Va bene, cartelle non gli dico, eh? Ok. No, non so cosa ha preso. Qui ci sono delle carte. Ho la sensazione si tratti del manoscritto di un libro. Rappresenta la divinità nota come l'aureola del sole. In araldica simboleggia una casta religiosa. I due cerchi esterni sono la carità e la risurrezione. I tre interni sono sul passato, il presente e il futuro. Solitamente colorata in rosso, a volte in nero o altri colori, a parte il blu che stravolge il significato di una bestemmia a Dio ed è perciò proibito. Ok. Cosa ho raccolto? Musicassetta. Sì, c'è un 69 scritto sul muro. Madonna, ce n'è una. Bastardo di merda.
Così dovremmo farcela. Che pistaccio di merda, davvero. Ok, tutto a diritto. Tutto a diritto, non dovrebbero esserci casini. Spero. No! C'è delle impronte lì a terra che vagano. C'è l'immagine d'angelo che vola nei cieli, niente di speciale. La sensazione è che dietro questa immagine ci sia qualcosa. Oltre essa, la mente di Vasa e la bambina sono spariti dopo tutto. Non ancora. Ci sono un sacco di numeri qui. Che cazzo sarà tutta sta roba? Può andare di qua. Aspetta, dove? What about fucking no? Allora, aspetta. Ma è una cosa su un dottore di, ok. Ciao Nicolas. Te sei? Alessa, ok. Ok. Ha detto qualcos'altro? Pensavo avessi detto qualcos'altro, ma me l'ero perso. Allora, torniamo indietro e spostiamo il quadro. Spostiamo il quadro e vediamo un po'. Devo prima aspettare che la bimba passi di lì, vero? Sì. Vediamo prima il layout della stanza, c'è qualcuno. Ok, lui è dietro, dovrebbe essere in grado di non rompere il cazzo. Non dovrebbe essere uno dei nemici che romperà il cazzo. Che posto enorme è questo? Oh madonna, oh madonna. Aspetta, che cazzo è quello? Che cazzo è quello? È difficilissimo controllarla. C'è una porta qua? Sì. Merda, quello prima era un boss. E ora è un nemico normale. Quella bestia prima era un boss e ora è un nemico normale. Questo è un problema. Questo è un problema. Ok, dovrebbe essere una stanza normale questa. Si presume sia una stanza normale. Le antiche divinità salentine, studio della loro evoluzione ed etimologia. Ok.
Nessuna religione è mai rimasta immutata dal momento della sua creazione, e questo non fa eccezione. Quando di questa religione si appropriano gli immigrati, essa venne profondamente influenzata dalle loro credenze cristiane. Ad esempio, i nomi e le descrizioni dei rappresentanti tradizionali di queste divinità primarie potrebbero essere per quelle di angeli cristiani. Perciò iniziano ad evidenziarsi caratteristiche comuni. Esiste anche un raro esempio di capo divinità, creatore del paradiso o signore dei serpenti e delle saette, con lo stesso nome di un demone. Ovviamente questo non è mai dovuto ai credenti, ma ai loro avversari. Stiamo iniziando a capire un po' la lore di tutto. Lì non c'è niente. Aspetta. Porterò con la luna. Vincent? Io speravo di poter esaminare di più. Dimmi che non mi caccia via dalla stanza. Hiya, Heather. Te non me la racconti giusta. Tra 20 minuti io devo anche staccare. You make me sound like some kind of unwanted pest. Te fai il doppio gioco, non mi piace. Who are you anyway? So che te non sei dalla mia parte. Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. Questo è da mettere in dubbio. Why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Non sarebbe conveniente. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood. And listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Sto parlando dei nemici? Are you talking about the monsters? Può arrivare mega plot twist ora, vero? They look like monsters to you? Don't worry. It's just a joke. Dimmi che non abbiamo ammazzato persone vere per tutto il gioco. By the way, I forgot to ask you. Megatron! Il sigillo di Metatron! You don't have it? Leonard was carrying it. You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Lo perderemo, sicuro. Mi ricordo che l'amuleto di Metatron aveva inculato qualcosa nel primo gioco, ma non ho capito bene cosa. Tra 15 minuti dovrei staccare. Facci trovare un salvataggio fra 15 minuti. Tanto
questo Silent Hill sta durando un fottio di più rispetto a tutti gli altri. Rispetto al primo e al secondo sta durando un fottio. Ok, ok. Siamo ancora qui, siamo ancora qui, perfetto. C'è un foglio di carta ma è bianco. E qui diceva... Ok. Ok. Temevo di essermi perso degli oggetti e non poterli più recuperare, meno male. E qua in alto? C'è un libro sui tarocchi. Ok, questo sarà interessante. Allora, a parte mi pizzica un piede. I tarocchi si basano sulle 22 consonanti ebraiche e si crede rappresentino il mondo intero. Ogni carta numerata da 0 a 21 ha un significato specifico. Leggendo queste carte, gli indovini prevedono il futuro. Noi avevamo letto quando si arriva a 13, leggere 4. Ad esempio, la prima carta, il mago, simboleggia la creazione, la saggezza all'inizio, oppure frode e distruzione. Secondo la carta, la papessa, denota intuizione, armonia, fede, oppure dogmatismo, arroganza. Secondo alcuni testi, il mazzo di Gardner aveva più di 22 carte. Questo mazzo oggi non esiste più, viene menzionato solo in letteratura. Si dice che queste carte in più si basassero su vocali ebraiche perdute e indicassero un'esistenza trascendentale, d'altro mondo, ovvero Dio. Ok. E fammi leggere il libro che ci ha dato. Aspetta, no, volevo... Intanto, curati, madonna, stiamo buttando via tutte le cure che abbiamo. Leggi dell'altro mondo, vecchio libro che ho avuto da Vincent negli archivi. Allora, quello è il marchio di Samuele. Il quadrato magico con grandi proprietà di difesa contro i sortilegi, chiamato Elmo di Virun VII o Sigillo di Metatron. Diremo Metatron per fare più facile. Da risultati a prescindere che l'obiettivo sia buono o cattivo. La sua forza dà perciò grandi responsabilità al portatore, dato che è anche difficile da controllare, di solito non viene utilizzato. Ecco perché porta il nome Metatron, dell'angelo Metatron o Metatron, noto anche come agente di Dio. Allora, sì, fammi vedere anche il tarocco della luna. Ok, credo sia una carta non credo sia una carta troppo buona. The Moon. Allora, aspetta. Dove siamo noi adesso? Non credo che... C'è un affare lì, ma non credo che possiamo scendere. Ok. Allora... Ci dovrebbe essere qualcosa là, ma... Dimmi che tizio non è più là. Quello è l'ascensore, vero? Quello è l'ascensore che io devo prendere. Che cazzo di culo! Ok. Oh no, no, quante stanze! C'è un altro? O è sempre lui? C'è un altro, è sempre lui. Quindi si va qua. Madonna. Questo posto è fottutamente gigantesco. Perché non mi fido? Sai cosa? Io sarei tentato di andare a salvare. Essere una strada buona? Allora, siamo... Aspetta, siamo in casa nostra? Siamo in casa nostra? Oh mio Dio, siamo a nowhere! Siamo interamente a nowhere, oh no! Batteria per pistola elettrica. Sì. Questa sembra proprio la stanza di papà e non è solo una somiglianza. Papà non è nel suo letto, però. C'è un vecchio diario muffito sul letto. Allora, questa scrittura è il diario di papà. Che ci fa qui? A volte ho ancora la sensazione che la bambina sia la reincarnazione di Alessa. Ormai non mi preoccupa granché, è tutto perdonato.
Non eri amata, Cheryl. O si tratta di Alessa. Ora Cheryl è di nuovo Alessa. Non importa di chi potesse essere la reincarnazione, quella bambina era la cosa a me più cara. Ma quel nome fu uno sbaglio, allora pensavo a lei solo come a un rimpiazzo per la mia povera Cheryl. Soffrirà quando scoprirà la verità, è una cosa che mi preoccupa. Così dopo tutto ero Alessa, ma di un altro ricordo mi rimane solo una traccia. Non ho dimenticato la mia dolce e cara madre. Ok, quindi Heather è a tutti gli effetti la reincarnazione di Alessa, e questo ormai l'abbiamo capito. Cazzo, ci ho sperato. Nessun libro mi salta all'occhio. Se ben scaffali di libri sono tutti come quelli di papà. Che dettaglio bello, c'è anche i fiori a terra. Che dettaglio veramente bello. L'armadio, vero? No! No! No, don't fucking die! Quanta vita ho? Prima di tutto mappa. E quanta vita ho? Ok, ok, accettabile. Accadrà il macello. Accadrà il macello, ne sono sicuro. La porta aperta, dentro c'è qualcuno a volte una busta. Forse no, è morto di sicuro. Io sento dei rumori. Sento dei rumori, mi piacciono proprio zero. Una vita è coperta con quelle sembra da maledetti. Dentro. Come potete vedere, non potete immaginare cosa c'è dentro. Aspetta. Ed è perché cazzo lo hai detto? Perché cazzo lo hai detto? Ti odio. L'impiccato, cos'era l'impiccato? Ok. 13. No, scusa, 12? 12? Allora, aspetta, aspetta. Adesso si corre tutto in fondo, si corre tutto in fondo. No! Bastardo! Oh! Adesso dimmi non ce n'è un altro qua. Non si apre o sono io sfigato? Ok, non si apre proprio. Per caso sta cercando di attaccarmi perché è sul piano di sopra e pensa siamo sullo stesso livello? No, no, no. Penso che non ci possa essere un altro piano inferiore. Penso non ci possa essere. Allora, andando di qua, tutto a destra. Stop it, please. Stop it. Stop it. Dimmi un salvataggio in fretta, per favore. Ok, una a sinistra, una a destra, una in fondo. Mappa. Ok, aspetta, aspetta. Prima proviamo a controllare il resto di qua. Ok. Qua. Rotta. Ah. E in fondo di là. In fondo di là. Proviamo. Non mi piace che sia così stretto. È da un botto che non salvo.
Alessa! La camera di Alessa! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Aspetta. Chiave d'ottone. Questa è la camera di Alessa. Ok. Inizia a essere già interessante. Un libretto appunti, dentro c'è scritto qualcosa. Sta proprio dietro questa porta, non so come ma lo sento. Ma non è sola lì dentro, sento la presenza di qualcosa di estremamente pericoloso e disgustoso, o di ciò che chiamano Dio. Ciononostante aprirò la porta, basta con le chiacchiere, non sono Dio, ma intendo davvero salvarla. Anzi, loro. L'ultima tentazione risale 17 anni fa. Wow. Gli scarabocchi qui per terra sono di Alessa, per qualche motivo quando era sola disegnava sempre mostri come questi, disegnava anche insieme a Claudia. Un babbo e una bambina simpatici e una scuola divertente, un mondo felice in cui tutti sorridevano e ridevano tutto il giorno. In breve tutto quello che non avevamo mai avuto. Questa armata non ha significato nemmeno, ho tempo di fare tutta la nostalgica con questi vecchi vestiti. Lì dovrò mettere tutti i tarocchi di sicuro, i scarabocchi per terra sono di Alessa. Ok, aspetta. Era il libretto di segno di Cheryl! Oh mio Dio, Drawing Block! Questo è il mio libro dei disegni di 17 anni fa. Sulla copertina c'è un disegno di papà, una vera schifezza. Ma che ci fa qui? La porta trema, certo, ma è ben bloccata. C'è un segreto nascosto alla tua vista beata. Forse stai pensando, che sarà mai? Ti servono 5 carte magiche se scoprirlo vorrai. Che fare allora di questo materiale? Te lo voglio dir subito e senza dolore, sempre che tu prima mi dica per favore. La prima cosa che devi capire è che in ogni fila c'è qualcosa da scoprire, ma questo non è neanche la metà. Con 3 sarebbe difficile in realtà. L'uomo alla rovescia si trova sotto il suolo. Tanto a destra che a sinistra è tutto da solo. Ok. Lascialo in pace, anche se le sue lacrime ne esprimono il dolore. La luna vola alta verso alta sopra il cielo, piena o a metà, è come un veliero, la stella polare sta come un collare sulla testa di un matto giullare. Sua eccellenza, vossia che prega il Dio, è così sia tu che sei sempre così taciturno perché guardi sempre al cielo notturno. L'ha capito ora, non l'hai dimenticato, un punto cruciale non può andare perduto. Aspetta, non scappare prima che tu cominci a randellare, ecco un altro indizio che la giusta strada ti farà trovare. Quella cosa della notte, odiosa e molesta, meglio stare attenti, non è alla tua destra, gira a mancina e lo avrai in vista. Vuoi dunque aprire la porta? Oltre troverai solo periglio e spavento, stanne certa, ma non ti spaventare, continua a giocare, oppure tutto solo, sarò costretto a restare. Oddio, che macello, no! Mi sono andato a giocare per terra, una volta ci giocavo molto. Ricordo la piccola Claudia, faticava molto a vincere. E questo la faceva piangere. Allora, è un macello questo posto. E in realtà vorrei tornare a scontrollare sull'altra stanza. Ma a questo punto, quella nel quadro in alto è Alessa e quella accanto è Claudia. Ok, aspetta, da quanto stiamo registrando? 1:45, penso che possa andare bene. Facciamo una parte un po' più lunga, ma penso vada bene. Salva. Io no, non sono stata io, lo ha scritto Alessa molto tempo fa, l'altare di quella cappella. Non quella bellissima cappella, era un altro altare da qualche altra parte. Stanza di Alessa, ok, ok. A sto punto sono le 7 precise. Sono le 7 precise. E lo so che ho detto che volevo tornare su e controllare questa stanza ottagonale, volevo controllarla. Però si fa al prossimo giro, lo facciamo al prossimo giro perché la situazione è veramente un po' brutta. Quindi penso di avere tutte e 3 le carte, mi rileggerò per bene quel promemoria e direi che possiamo staccare qua. Quindi qui è Vende che ora deve andare a prepararsi perché stasera ha degli impegni. Bella!